Questa immagine l'avrete vista ormai tutte le sere, da tutti i canali del mainstream. Che cosa sta avvenendo? L'Iran colpisce Israele con circa 180 missili balistici e, naturalmente, Netanyahu giura di contrattaccare. Andiamo a leggere la CNN. L'Iran ha lanciato il suo più grande attacco di sempre contro Israele, lanciando 200 missili balistici in una raffica senza precedenti, in gran parte neutralizzata dalle difese israeliane con l'aiuto degli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa nell'attacco. Non ci piace nemmeno quello, perché chiunque muore in guerra è una bruttissima cosa, però una persona è stata uccisa, una persona. Allora, che tipo di attacco ha lanciato l'Iran? Evidentemente un attacco dimostrativo. Un attacco dimostrativo. Qualunque commento a proposito, e abbiamo sentito commenti di opinionisti con frasi tipo: finalmente l'Iran ha colpito duramente Israele, sono fuori luogo, direi. Guardiamo la realtà. Questi missili balistici sono stati una, come dire, avvertimento, ma hanno provocato dal punto di vista militare nessun effetto reale. Ora, in questo clima, da ricordare, sicuramente lo saprete, che i cortei pro-Palestina per 7 ottobre sono stati vietati dal Ministero dell'Interno. Il ministro dice inevitabile vietarli. Ora, non vengono messi, diciamo, fuori legge solo i cortei in Italia. Viene messo fuori legge il segretario generale delle Nazioni Unite. Guardate questo articolo del New York Times: Israele dichiara il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres persona non grata, cioè non può entrare in Israele. Perché? Perché, secondo quanto afferma il ministro degli esteri israeliano, il segretario generale non ha condannato con sufficiente forza l'attacco missilistico dell'Iran contro Israele. Poi è falso, ma lo dice lo stesso New York Times. Cioè che Gutierrez ha condannato l'attacco di Hamas il 7 ottobre, ma contemporaneamente ha criticato quella che ha definito la punizione collettiva dei palestinesi. E poi, perché si vieta al segretario generale delle Nazioni Unite di entrare in un paese membro dell'ONU? Cioè, questo è incredibile. Se Israele lo può fare, perché ha alle spalle all'intero Occidente, che gli permette di fare una cosa simile, incredibile. E naturalmente facendo dimenticare quello che è indigesto per Israele, cioè il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, che ha definito Israele colpevole di genocidio. Quindi, in questo clima, che cosa vediamo? Guardiamo il titolo qui del New York Times. Si allarga la guerra in Medio Oriente. Da Hamas a Hezbollah e ora all'Iran. Le domande principali, dice il New York Times, ora sono: quanto si intensificherà il conflitto e se gli Stati Uniti saranno coinvolti più direttamente nella difesa di Israele? Ora, quanto gli Stati Uniti siano implicati in questa guerra lo abbiamo già dimostrato. Ora ci sono ulteriori dettagli, per esempio, guardate questa carta sulla presenza di basi, forze statunitensi, sia navali che aeree in tutta l'area. Hanno ormai oltre 40.000 militari, ma non è solo una questione numerica. Hanno un tipo di armamenti e vedete il loro posizionamento, soprattutto nei confronti dell'Iran, per capire quale sia il ruolo degli Stati Uniti. Ora, tutto questo conferma che cosa? Conferma quanto, sul grand'angolo, non andando dietro alle nostre opinioni, ma seguendo i fatti documentati, facciamo giornalismo. Noi un anno fa, nell'ottobre
del 23, titolammo l'11 settembre del Medio Oriente. Per quale ragione? Perché intanto risultava tecnicamente impossibile che Hamas avesse sfondato con bulldozer una delle più sofisticate barriere elettroniche esistenti al mondo. Guardiamo la scena. E quindi cosa dicemmo? Che questo e altri fatti, lo dicemmo nell'ottobre del 23, delineano uno scenario simile a quello dell'attacco terroristico a New York e Washington l'11 settembre 2001, quando l'intero sistema statunitense di intelligence e di difesa sarebbe stato colto di sorpresa dall'attacco di Al-Qaeda. Prove inconfutabili, hanno detto, tanto siete complottisti, dimostrano che era stata un'operazione attuata dalla CIA, e qui probabilmente con la partecipazione anche del Mossad, per fare da innesco alla guerra globale al terrorismo, con l'invasione dell'Afghanistan, dell'Iraq e delle successive guerre. Allora, dicevamo sempre un anno fa su Grand'Angolo, qualcosa di analogo sta avvenendo oggi, eravamo un anno fa, in Israele. Il cui intero sistema di intelligence e difesa sarebbe stato colto di sorpresa dall'attacco di Hamas. Il fine strategico dell'operazione, sicuramente, scrivevamo, non è solo quello di sterminare i palestinesi impadronirsi dei loro territori, è quello di innescare, mirando all'Iran, una reazione a catena di guerra in un Medio Oriente dove Stati Uniti, Israele e le potenze europee stanno perdendo terreno. Ne abbiamo già parlato, basti pensare all'Iran e insieme all'Arabia Saudita nei BRICS, insieme a Russia e Cina. E allora non possiamo ignorare, cancellare i fatti che abbiamo già fatto vedere, che ora rimettiamo sotto gli occhi di quelli che hanno digerito male questa, chiamiamola, interpretazione. Per esempio la dichiarazione di Netanyahu in una riunione dei membri dell'Likud, del suo partito, nella Knesset nel 2019, riportata, vedete, sempre da Arez, rileggiamola. Chiunque voglia ostacolare la creazione di uno Stato palestinese deve sostenere Hamas e trasferire denaro ad Hamas. Questo fa parte della nostra strategia, isolare i palestinesi di Gaza dai palestinesi della Cisgiordania. E poi un altro articolo, guardate, New York Times, Israele conosceva il piano di attacco di Hamas da oltre un anno e porta un sacco di prove. Un documento di 40 pagine in possesso alle autorità israeliane che le avevano denominato Muro di Gerico, delineava punto per punto esattamente l'attacco effettuato da Hamas, quindi una trappola, se possiamo dire in termini molto semplificati, per dare poi modo a Israele di fare quello che ha fatto. Gaza, la cancellazione di Gaza fisica. Guardate questa rappresentazione visiva di Al Jazeera, e calcolano che mediamente hanno avuto 42 bombe che sono cadute su Gaza ogni ora, e sono rimasti distrutti oltre 12 edifici, grandi edifici, e ogni ora 15 morti, fra cui 6 bambini, 35 feriti, in gran parte destinati a morire. E se poi andiamo a scorrere, ma riguardiamo, abbiamo fatto vedere tante cose su Gaza, scorriamo queste immagini, ma cosa vediamo noi? Ormai un territorio distrutto, inabitabile, perché stanno cancellando le basi dello Stato palestinese. E non cancellano le basi dello Stato palestinese solo a Gaza, ma in Cisgiordania, da cui non hanno ricevuto nemmeno nessun attacco, perché il 7 ottobre è partito da Gaza. Allora, cosa sta avvenendo in Cisgiordania? Lo abbiamo già fatto vedere ripetutamente su Grand'Angolo, ma ora guardiamo un qualcosa che effettivamente colpisce. Cioè,
Militari israeliani distruggono gli oliveti palestinesi in Cisgiordania. C'è l'olivo, sono olivi centenari su cui si è basata una società, non solo quella famiglia di contadini, e ora glieli tagliano. E chi si oppone, chi si dispera, viene arrestato e mandato in quelle carceri che vi abbiamo già fatto vedere che cosa siano. Guardiamo. אני אתן לך בראש, תזהר מזה. Direi inutile ogni commento, solo questo. Questo può fare Israele. Per quale ragione? Perché ha alle spalle gli Stati Uniti d'America, la NATO, l'Unione Europea, cioè alle spalle le forze portanti dell'Occidente, quindi può violare qualunque legge, mettere fuori legge il segretario generale delle Nazioni Unite e fare quello che sta facendo. E poi non solo lì, perché si sta allargando. Guardate questo titolo del New York Times: Israele colpisce militanti di Yemen mentre bombarda gli Hezbollah in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la città portuale yemenita di Hodeidah, in risposta ai recenti attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran contro Israele. Ora, gli Houthi sono un movimento che sta difendendo i palestinesi. Le loro capacità militari, l'abbiamo visto, sono assai limitati. Delle azioni di disturbo con dei barchini, delle armi rudimentali, tutto viene ingrandito. Ma quando Israele va a colpire, colpisce cosa? Sta distruggendo un intero porto. Guardiamo anche qui le immagini, parlano molto meglio delle parole. Del Libano. Vedete, le forze israeliane entrano in Libano meridionale mentre il conflitto in Medio Oriente si espande. L'invasione, scrive Washington Post, è avvenuta dopo i colloqui tra Stati Uniti e Israele sulla portata dell'operazione. Allora, guardiamo questa foto. Vedete, qui ci sono due villaggi libanesi. Vedete cosa esplode? Sono proiettili di artiglieria su questi villaggi. Sono bombe al fosforo bianco, proiettili al fosforo bianco, l'abbiamo già detto, ripetiamolo. Quando quella nebbiolina scende e vi cade sulla pelle, non la potete spengere, è un fuoco che vi arriva alle ossa. E allora, quali sono gli obiettivi militari che stanno colpendo gli israeliani? Di nuovo, guardiamo le immagini.
anche qui cosa vediamo? Vediamo un villaggio agricolo con i suoi olivi. Questo è l'obiettivo militare, questo è l'obiettivo militare. E quindi, come ha detto il Washington Post, l'invasione è avvenuta dopo i colloqui tra Stati Uniti e Israele. Allora c'è il documento ufficiale, vedete, ne abbiamo estrapolato la parte più significativa, e cioè, leggiamocela. Il segretario Austin ha ribadito al ministro della difesa israeliano Gallant il sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele di difendersi dall'Iran, dagli Hezbollah, da Hamas, dagli Houthi, da altre organizzazioni terroristiche sostenute dall'Iran. I due hanno concordato sulla necessità di smantellare le infrastrutture di attacco lungo il confine per garantire, dicono, che gli Hezbollah libanesi non possano condurre attacco del tipo 7 ottobre contro le comunità settentrionali di Israele. Ci chiediamo in questo momento dov'è l'UNIFIL, vi ricordate, dove i caschi blu sono italiani? Gli hanno detto per favore mettetevi da parte, ma il governo stesso sembra non vedere, italiano intendo, sembra non vedere cos'è avvenuto. Ebbene, perché l'Iran nel mirino è evidente? Perché l'Iran è ormai uno snodo fondamentale del corridoio nord-sud attraverso cui la Russia è riuscita a neutralizzare il blocco a ovest, e allo stesso tempo snodo fondamentale della nuova via della seta costruita dalla Cina. È questo che vogliono smantellare. E quindi non è una novità, vedete il titolo Washington Post, che gli Stati Uniti ora mandino ancora più truppe, aerei da guerra in Medio Oriente, come baluardo contro l'Iran, perché l'Iran che ora vuole aggredire. È una prova che abbiamo visto. L'azione contro Nasrallah, che era già stato segretario degli Hezbollah, ma reo di aver resistito, reo di aver colpito una base di Marines in Libano, che occupavano il Libano, l'ambasciata che era il comando delle forze di invasione. Questo è il suo negli anni Ottanta, e quindi doveva essere ora eliminato. Per eliminarlo, vedete, Washington Post, Israele ha usato bombe da 2000 libbre, cioè una tonnellata, di fabbricazione statunitense per colpire Nasrallah. Per uccidere Nasrallah sono state sganciate più di 80 bombe nell'arco di alcuni minuti, cioè in poche parole, i caccia decollavano, ritornavano e colpivano. Guardiamo un video diffuso dalle stesse forze armate israeliane. L'invasione del Libano, l'ordine di sgomberare decine di villaggi, evacuarli, cioè fare piazza pulita nella parte sud del Libano, e avete visto come fanno, con quali argomenti convincenti, il fosforo bianco, per poi avanzare non si sa fin dove, verso Beirut. Un'invasione, gli Hezbollah non avrebbero mai attaccato Israele nel quadro di un piano concordato, penso ci siano ormai prove a iosa, con gli Stati Uniti d'America. Ed ecco che su questo sfondo abbiamo Julian Assange. Julian Assange è andato, e l'avete già visto su BioBlu, al Consiglio europeo a Strasburgo, e per noi è andata Berenice Galli, ha fatto anche il servizio su BioBlu e ha seguito, e ora ci spiegherà perché quello che ha detto Julian Assange è di estrema attualità, di estrema importanza per tutti noi. Pensate che Julian Assange è andato lì a dire che è stato detenuto per 14 anni, di cui 5 in un carcere di massima sicurezza, e ha affrontato il rischio di una condanna a 175 anni, per cui dice: per me la giustizia è preclusa
e però dice: voglio essere chiaro, non sono libero perché il sistema ha funzionato, sono libero perché dopo anni di carcere mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Allora, nel dire questo, ora ci spiega Berenice Galli, sta dicendo qualcosa che è vitale per le nostre democrazie, è vitale per tutti noi. Julian Assange è tornato a parlare dopo 14 anni di persecuzione, incarcerazione, isolamento e tortura portata avanti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia, ma avallata da tutti i paesi cosiddetti alleati degli Stati Uniti. Ha accettato l'invito del Consiglio d'Europa perché nel gennaio del 2020 questa istituzione si era espressa in favore di Julian Assange. Dopo tutti questi anni di impegno per la sua liberazione, inutile dire che vederlo davanti ai miei occhi è stata un'emozione fortissima. La nostra lotta, il nostro impegno parte da lontano nella difesa, nella richiesta della liberazione di Julian Assange, perché il suo caso significava tutto, significava il futuro per la nostra libertà, per la nostra democrazia, per la libertà di stampa, per il vero giornalismo. Julian Assange ha parlato come lui sa fare, in modo fermo, calmo, ma sul suo volto un'ombra indelebile, di quella di chi ha visto togliersi 15 anni della propria vita ingiustamente, inutilmente, senza un vero capo di imputazione, di chi per salvarsi la propria vita si è dovuto dichiarare colpevole di giornalismo, colpevole di averci dato le informazioni che lui reputava fondamentali per noi, per le nostre democrazie, per la nostra sopravvivenza, per il nostro futuro. Alla fine ho scelto la libertà rispetto a una giustizia irrealizzabile. Dopo essere stato detenuto per anni e aver affrontato una condanna a 175 anni senza alcun rimedio efficace, la giustizia per me è ora preclusa, come ha imposto il governo degli Stati Uniti nel suo patteggiamento. Non posso presentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Voglio essere totalmente chiaro. Non sono libero oggi perché il sistema ha funzionato. Sono libero oggi dopo anni di carcere perché mi sono dichiarato colpevole di giornalismo. Mi sono dichiarato colpevole di aver cercato informazioni da una fonte. Mi sono dichiarato colpevole di aver ottenuto informazioni da una fonte. E mi sono dichiarato colpevole di aver informato il pubblico di quali fossero quelle informazioni. Parla ancora una volta per mettere in guardia noi. Parla ancora una volta per salvare noi. Crede ancora, Julian Assange, che essendo informati noi dovremmo reagire. Chiede al Consiglio d'Europa di reagire. Chiede di spendersi per i diritti umani, per la difesa dei giornalisti. Si rivolge al Consiglio d'Europa dicendo: voi siete qui per questo, no? Il Consiglio d'Europa è stato fondato proprio per difendere i diritti umani, per stare attenti che gli stati vadano nella direzione della difesa dei diritti. E quindi, se volete la sopravvivenza dell'Europa, è questo che dovete fare: è difendere i diritti delle persone, difendere la libertà d'espressione, difendere i giornalisti. E parla a lungo in modo profondo delle infiltrazioni della CIA nei nostri paesi, nelle stesse istituzioni europee. È tutto provato, documentato, lo ha pubblicato lui, ma lo ha pubblicato lui anni fa. Lui dice: conoscete bene le infiltrazioni della CIA, questa istituzione conosce bene le infiltrazioni della CIA. Lui ha pubblicato le prove delle infiltrazioni della CIA nei partiti politici in Francia e in Germania, ai vertici dell'industria di questi paesi. Quindi sono cose che partono da lontano, sono cose provate. Non sa forse ancora Julian Assange quanto sia andata avanti la distruzione dell'Europa in questo senso, di quanto istituzioni e governi volutamente abbiano ceduto le nostre sovranità, tutte le sovranità politiche ed economiche, quanto le nostre libertà siano siano ancora violate per perseguire la strategia di guerra e potere degli Stati Uniti. Crede ancora Julian Assange che ci sia un'autonomia in Europa? Non solo, ma i cittadini stessi hanno smesso di voler sapere la verità,
E quando la sanno, si girano dall'altra parte e non reagiscono e si fanno addirittura trascinare in una guerra autodistruttiva. Ironicamente, l'acronimo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è PACE. Ma da 2 anni questo Consiglio, formato da 46 membri, quindi oltre, i membri dell'Unione Europea, ha espulso la Russia. Ha espulso la Russia e la Bielorussia. L'impegno principale del Consiglio d'Europa in questo momento, lo potete vedere anche da come comunicano, è il sostegno al governo criminale di Zelensky, che ha mandato al macello un'intera popolazione, il popolo ucraino, vittima principale della guerra scellerata della NATO contro la Russia. Parla Julian Assange di Gaza. Si paragona ai giornalisti di Gaza morti nel tentativo di raccontare quello che sta succedendo, messi a tacere solo per cercare di raccontare l'orrore dello sterminio del popolo palestinese. Dice che è stato tacciato di essere un attivista, dice che c'è un dibattito tra essere attivisti e giornalisti, e così risponde, sempre portando l'esempio dei giornalisti di Gaza. Un vero giornalista è sempre un attivista per la verità.